dell'autosovversione, scusa, dell'autosovversione. Sì. C'è l'autosovversione, c'è l'inversione, c'è la conversione, c'è l'inversione di marcia, c'è l'autosovversione, l'autosovversione. E la sovversione è sempre una... Sì. Va bene, e allora, che cosa facciamo questa sera? Abbiamo messo queste tre poltrone proprio per dire che facciamo un dialogo in salotto, in modo che cominciamo di qui, ma poi si estende e tutti siamo chiamati a partecipare. E io direi che introduco rapidamente la serata come moderatore. Direi questo, che stasera cerchiamo con l'autore, con l'aiuto di Giovanna, che tra l'altro oggi devo dire per tutti, è arrivata la sua nomina ufficiale a professore stabile sulla cattedra di teologia biblica presso l'Istituto Universitario Sofia di Roma. Stamattina, no, cosa facciamo stasera? Ecco, con questo parterre, questa sessione, cerchiamo di viaggiare. Viaggiare che cosa? Viaggiare il percorso, il viaggio che è descritto in questo libro. Perché parlo di viaggiare? Beh, subito avete l'intuizione che viaggiare probabilmente è il verbo più azzeccato per esprimere, diciamo, la vocazione e la natura più profonda di Luigino Bruni. Dico bene, voi sapete che, diciamo, si dice, questo oramai è diventato un topos, un luogo letterario, che se devi incontrare Luigino Bruni vai in aeroporto, prima o poi ci passano e puoi incontrare da altre parti, è più difficile. Ma non è questo il motivo per cui ho usato questo lemma del viaggiare, perché piuttosto perché mi sembra che, al di là dello scherzo, il tema di fondo, il filo conduttore di questo libro, io lo direi con un linguaggio classico, se permettete, è l'uomo viatore, cioè l'uomo che viaggia, l'uomo che cerca, l'uomo che cammina, l'uomo che è sempre in cammino alla ricerca di se stesso, insieme agli altri, nelle comunità in cui vive, nelle realtà che costruisce, nella società in cui abita, nella umanità. Homo viator, e non c'è niente, la tradizione cristiana, quando deve definire la condizione della umanità su questa terra, la definisce così, è l'uomo viatore, l'uomo che viaggia. Quindi Luigino si è buona compagnia, c'è una tradizione assodata. E di più, mi viene in mente quanto diceva Agostino, il grande Agostino, che scriveva deambula per hominem e per veneris ad deum, cioè cammina, viaggia attraverso l'uomo e giungerai a Dio. Questo lo dice soprattutto per Gesù, cioè cammina, Gesù ha attraversato l'umano in tutte le sue sfumature, nelle sue gioie, nelle sue desolazioni, e proprio così si è ricongiunto al Padre, cioè passando, camminando, viaggiando attraverso l'umano, in senso personale, in senso sociale. E mi sembra che queste pagine, appunto, contengano questa avventura di viaggio, un'avventura di viaggio che Luigino, in cui Luigino ci accompagna, un'avventura di viaggio in cui lui stesso alla fine è il protagonista. Io direi quello che dice questo grande autore greco, de te fabula narratur, cioè, parla di te, tu stai parlando di te, parlando di noi, parlando di ciascuno di noi, parlando della nostra vita di comunità, parlando della nostra società, parlando delle organizzazioni a movente ideale,
parlando delle comunità carismatiche, parlando della Chiesa, ma alla fine parlando di te, perché ciascuno di noi parla di sé quando parla di quello che vive, di quello in cui vive. E allora questo è un libro che raccoglie degli editoriali apparsi sul quotidiano L'Avvenire, lo sapete, e non per niente ha come sottotitolo il tema della fioritura umana. E questo è il viaggio, appunto, l'uomo viaggio, la fioritura umana. Cosa vuol dire fiorire umanamente? Cioè esprimere se stessi, esprimere il proprio destino, il proprio anelito, il proprio desiderio dentro la storia con gli altri, attraverso il lavoro, attraverso la vita di comunità. La fioritura umana. La fioritura umana così come si realizza nelle organizzazioni a movente ideale. E qui c'è una caratteristica di questo libro che lo rende certamente avvincente, queste pagine avvincenti, anche l'eco che hanno suscitato, che suscitano, perché penso, a parte l'acutezza dello sguardo e l'estro della penna, c'è la contaminazione di due linguaggi, almeno due linguaggi, due registri, almeno due registri diversi. C'è la contaminazione tra il linguaggio della parola biblica e del mondo biblico, che dicono poi il linguaggio dell'esperienza spirituale, così come si è costituita nella tradizione cristiana, come noi la vogliamo, ma con una risonanza molto più ampia, da un lato, e dall'altra parte il linguaggio, il registro, diciamo, delle scienze sociali e delle scienze umane, che parlano, quindi il registro del mondo dell'economia e delle dinamiche sociali. C'è una contaminazione tra questi due linguaggi, lo dico in senso positivo, evidentemente, Sofia ha anche il ruolo proprio della inter- e transdisciplinarietà, quindi, ecco, ma non è così usuale una contaminazione riuscita tra due linguaggi e due registri, per cui si vede che il tema delle organizzazioni a movente ideale, siamo portati soprattutto in prima battuta a pensare a organizzazioni di tipo appunto di imprese, eccetera, e quindi agenzie economiche, eccetera, trascolora nelle organizzazioni a movente ideale, che sono quelle di carattere carismatico, di carattere ecclesiale, di carattere religioso. Quindi c'è un'osmosi tra questi due versanti, tra queste due sponde, no, che permettono una lettura di che cosa? Direi che dentro c'è certamente, ci sono da un lato una lettura del cammino in senso lato spirituale, è un tema che torna molto, semmai mi piacerebbe poi diciamo parlarne anche di questo, l'età della vita spirituale, penso su questo famoso Romano Guardini, Serpi Angel, eccetera, cioè quali sono le età della vita spirituale del singolo, della persona e di una comunità, di una organizzazione a movimento ideale, anche di una comunità tipo carismatico, no? E quindi c'è questo filo d'oro di decriptare, decifrare, mettere a fuoco quali sono queste età, individuare, direi, le patologie, fare una diagnostica delle patologie che ci sono, dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista ecclesiale, dal punto di vista delle comunità di tipo carismatico. Ci possono essere e si danno senz'altro delle patologie, e dall'altra parte c'è un prontuario terapeutico, no? Ecco, cioè quali sono le terapie che permettono di uscire da questi inghippi, guardarli prima di tutto, averli presenti per non rimanere, diciamo, per non soffocarli, per non, si dice in linguaggio psicanalitico, per non reprimerli,
no? Comprimerli, per non, ma per farli diventare dei momenti di crescita appunto umana e spirituale. C'è questo continuo gioco tra l'umano e lo spirituale che vengono visti nella loro simbiosi, eccetera. Ecco, quindi mi sembra che certamente è un libro molto interessante, un libro diciamo che copre il genere letterario, dico in senso positivo, del pamphlet. Il pamphlet è questo genere letterario che viene fatto risalire al 1200, un libretto intitolato Pamphiletus Seu de Amore. Cioè un piccolo libro, poi in Italia si dice libello, pamphlet è stato è francese, ma vuol dire un libro che è un saggio breve che vuole suscitare discussione, vuole suscitare interesse, vuole essere anche un po' provocatorio. Questo è il pamphlet. Quindi è un po' un piccolo sasso, non è un macigno, ma un piccolo sasso che è gettato nello stagno per vedere un po' dove vanno a finire le onde che diciamo, vengono provocate dal cadere nel sasso nell'acqua. E quindi, allora, ecco, questo per dirvi così una panoramica, va bene questa panoramica, perché un libro, io dico, mi piace un po', insomma, è una sorta di psicanalisi esistenziale delle organizzazioni a movente ideale, una psicanalisi esistenziale. Bene, detto questo, io chiederei allora, prima di tutto, pensavo di organizzare così questa serata, siamo d'accordo qui, mi sembra che la forma più proficua, anche più consona e più forse anche feconda, e innanzitutto dare la parola a Luigino e chiedergli, ma insomma, in questo pamphlet, avete capito oramai il genere letterario, no? Ma non so quanti di voi l'hanno letto, ma con questo pamphlet che raccoglie questi editoriali, quindi probabilmente penso che c'è una genesi, come capita in questi casi, che nasce da un filo che viene percorso, insomma, non è che all'inizio è così, poi si crea il genere. Ma che cosa vuoi dire? Cosa ti sta a cuore? Qual è il filo d'Arianna? Quali sono i punti diciamo che ti interessa maggiormente entrino nel dibattito, nell'autoriflessione, perché mi sembra che tu vuoi aiutare un esame di coscienza che diventi performativo, che sia performativo, cioè che ci dia diciamo delle chiavi di lettura e di trasformazione, di vita. Va bene? Allora direi, prima sentiamo Luigino ci dice questo, rapidamente, poi dato che la parola biblica, no, è importante, questo è anche interessante perché diciamo, mostra quello che a me piace, l'abbiamo messo anche nei corsi di Sofia, cioè che la Bibbia è il grande codice, un grande codice narrativo in cui l'umanità, proprio per questa sua relazione, incalzato dalla voce di Dio, esprime se stessa. Quindi l'umanità di tutti i tempi, di tutti i luoghi, al di là della confessionalità. No? E questo è molto interessante, molto importante. Dato che è così presente, allora chiediamo a Giovanna per prima di interagire, poi continuiamo il discorso secondo le movenze che prende, ecco, con la massima libertà e la massima dialogicità. Grazie a tutti. Grazie davvero Piero, molto per tanta ragione, insomma, innanzitutto per aver accettato di farlo con Sofia, che io ho chiesto di fare questo momento a Sofia, si poteva accettare magari si presenterà anche in altri luoghi, però ci tenevo molto a Sofia per tante ragioni, no? Perché Sofia io la considero in qualche modo anche una mia, uno dei genitori, sono delle creature, sono degli aeroporti, degli sporti, sono più stati di noi, pensavo sono legato,
bene, quindi per presentare qui questa cosa di cui il piccolo libro, ripeto, ma qui credo che, cioè, che mi sta a cuore, ci tenevo, insomma. Poi perché è un piano, è un luogo particolarmente importante per le dinamiche che di cui parli dico. E grazie davvero anche a Giovanna, perché oggi sono festa, questo non so, sapevo che sono contento per questo, anche grazie per aver letto questo, che ogni lettura è sempre un atto d'amore, un atto di gratuità. Allora, non è semplice raccontare come nasce questo lavoro, perché in realtà c'è stata una prima fase che è diventato un libro che si chiama Armando Gallini, che è un titolo abbastanza provocatorio, La distruzione della triscia, che era una prima serie di articoli che sono nati da una genesi molto, molto complessa. Però è vero che c'è anche dentro una mia esperienza personale, anche quando si parla di trinità, c'è Piero che parla di cose, immaginiamo che si parla di vocazione, di movimenti, di comunità. Da ragazzo, quando avevo 15 anni, come tanti di noi, ho ricevuto un dono. Cioè, che è una cosa stranissima. Perché tu oggi, quando da adulto, vuoi raccontare che cosa accade il giorno della vocazione, tu dici, oh, certo, è un evento molto particolare nella vita di una persona che, diciamo, arrivato a un'età adulta, volevo capire che cosa c'è in questo evento fondativo della. Che cosa significa per una persona incontrare una voce che ti chiama. Quindi in realtà questo è come si può diventare adulti quando da giovane ricevi una vocazione. Perché girando un po' per il mondo, io vedo anche, evidentemente pensiamo molto, non troppo, ma abbastanza a momento popolare, ma da noi, come sai, da una decina d'anni, anche qui con Alberto Fassinetti, da altri posti, stiamo lavorando molto con il diritto. Sì. E questo tema del diventare adulti, di suore, frati, era una cosa che stava molto bene. Cioè, come si può iniziare un cammino da giovani che non sfioriscono da noi 50 anni. Quindi questo tema della fioritura umana, delle persone dentro le organizzazioni ideali, mi stava a cuore sul tema personale. Cioè, capire la mia esperienza, questa è secondaria, perché è vero che ci siamo dimensionati. Se solo noi, l'argomento del libro, diventa una specie di narcisismo, però evidentemente la prima esperienza che hai quindi capire un po' di più che cosa accade a una persona che segue con generosità e radicalità da giovane una vocazione. Che poi quando parlo di vocazione intendo, cioè, sicuramente la vocazione religiosa, ma anche la vocazione artistica, la vocazione civile, gente che crede in un ideale, che si impegna per far nascere una associazione politica, diritti umani, e come queste esperienze che tipicamente giovanile, perché nasce quasi sempre da giovani, se non si è giovane si torna giovane ma non si è un'operazione, che cosa produce nel diventare grandi. Quindi questo era un primo elemento. Un secondo elemento per me molto importante è che io ho avuto la grazia e anche, diciamo, la grazia come anche impegno di poter dire che 10 anni ci mandiamo Lubic per 13 anni con te, Gennaro, Sergio, Antonio Baggio, Peppuccio, e aver condiviso anche un'esperienza di luce molto grande, che è quella della cosiddetta scuola Bar, di luce. Cioè aver seguito qui c'è la scuola Bar di Gallo del Tavolo, che abbiamo condiviso un'esperienza di una luce enorme. Cioè, e quindi questa esperienza, che cosa ti ho vissuto? Che cosa è il cuore del rapporto con un fondatore? Devo dire che è chiara, ma che poi ho rivisto studiando anche il tantico. Quando c'è una persona che in qualche modo incorpora, incarna una parola, attorno alla quale si crea un gruppo di persone che la seguono con una radicalità infinita, come queste persone possano rimanere fedeli e diventare liberi. Cioè, questo tema del diventare persona crescendo, come tenere assieme fedeltà, appunto, su Morana e la creatività.
Questo è un altro tema che mi stava bene il libro proprio fuori. Poi, come dicevi tu, una puntata finiva, e già perché esce questa settimanale, pensavo alla prossima. Come esce la prossima? Spesso delle lettere di gente che mi scriveva. Io ho ricevuto, ho contato 120 lettere da persone, in questo periodo di scrivevo, da persone di movimenti cattolici e non cattolici. Per dire, io sono diventato amico di Carlo Pedrini, di Slow Food, perché mi scrisse dopo un articolo, lui è comunista, lui disse, tu parli di noi e non lo sa. È una cosa comune, e tanti mi dicevano, ma come fai a conoscere la nostra storia? Tu parli del nostro cliente, così. Però abbiamo fatto con Chiara un'esperienza talmente paradigmatica del rapporto di che cos'è un carisma, che cos'è uno che praticamente tante realtà che non conoscevo si sono riconosciute e ora noi stiamo seguendo proprio direttamente alcune comunità con delle esperienze importanti in Italia che hanno utilizzato questo tipo di diagnosi per capire che cosa è accaduto nella loro storia e come stanno lavorando una nella comunità di Villareggia, altre comunità diciamo, più o meno recenti e anche antiche. Quindi questo è stato un tentativo di capire, di interpretare questa esperienza meravigliosa che è seguire una vocazione con altri, che il problema fondamentale non è tanto che tu segui una vocazione nella solitudine, quando questa vocazione diventa organizzazione, diventa struttura, diventa gerarchia, diventa... E quindi, appunto, come dicevi tu, le patologie. Ora, io ho cercato di dire cose sempre in modo molto delicato, perché c'è una nota che non ho messo nella prima pagina. Dico, chi legge questo testo deve sapere una cosa, che tutte queste dinamiche, anche quelle che sembrano negative, sono tutte non intenzionali. Cioè, nessuno vuole proporre alcune patologie che poi vengono prodotte. Perché le persone agiscono in buona fede. Cioè, tutte, almeno quello che ho conosciuto io, i fondatori, i primi compagni, c'è sempre il desiderio di radicalità, di fedeltà. Però senza volerlo, come sappiamo noi che giochiamo le forze sociali, gli effetti più importanti sono gli effetti non intenzionali, non quelli intenzionali. Che cosa accade anche se non intenzionali. Quindi questo libricino è un libro sugli effetti non intenzionali. Cioè di che cosa producono certe scelte, certe metodi di cultura, al di là delle buone intenzioni, cioè soprattutto nelle persone. Io quindi ho fatto, mentre il primo libricino era più sulle strutture organizzative, questo secondo libro sulle persone. Cioè che cosa, appunto, ti ho preso molto per il paragone con Romano Guardini in questi mesi, insomma, come tu sai, i miei limiti hanno utilizzo infiniti, come sappiamo da bene in Poesi, il ministro di fare economista, però infatti faccio un po' di biglia, ma da dilettante, rispetto. Però sapendo un po' la mia disciplina, quando vedo quella degli altri, sto molto attento, perché cerco di non fare errori tipici, è molto comune, chi usa la Bibbia, poi faccio una cosa che finisco, perché voglio dare la parola, poi a volentieri per leggere una pagina, capito, no? Per avere un'idea che tipo di stile è. Io non volevo, io erano anni che volevo commentare la Bibbia, ho dovuto andare al Vecchio Testamento. Ma perché non lo facevo? Perché vedevo come era fatto male dai nostri. Cioè avevo come una rabbia. Quando vedevo la gente che prendeva una frase decontestualizzata, senza nessuna attenzione al genere letterario, senza nessuna lettura biblica, prendeva una frase e ci facevo su un discorso totalmente ideologico. Quindi io, per paura di questo, stavo molto lontano da questo tipo di... Poi un giorno ho detto, ho sentito davvero una sfida. A farlo. C'è una spinta che ho condiviso con il direttore di Avvenire, ho detto, benissimo direttore, già scrivo danni sulla economia, tanto, al massimo cose un po' antropologiche, cioè. Dico, benissimo direttore, io è un po' di tempo che sento una spinta, io vorrei cominciare a venire, però ti chiedo 2 anni, perché meno di 2 anni, cioè di fare 2 anni di fila, perché non si può commentare così, 4 puntate, se viene 2 anni, cioè di fare almeno un paio di libri, Genesi, Esodo, e vediamo come risuonano a un economista laico di oggi, cioè come una persona. Il direttore mi ha detto assolutamente sì, piena fiducia, cominciamo. E questo cammino si è intrecciato, perché io alternavo un libro biblico, ne ho fatti 6 di libri, questi anni, sono tanti, un libro biblico a una serie su queste tematiche.
e l'una aiutava l'altro, cioè conoscere un carisma mi aiutava a conoscere il profeta, perché ho capito che i carismi non sono altro che la coniugazione del profilo profetico, e conoscere i profeti mi aiutava anche per i carismi, e quindi in un intreccio molto ricco, per me molto ricco, che mi ha dato tre giorni in questi 6-7 anni che facevo questa cosa qua. Dico una piccola sulla vostra versione, poi chiamerei Valentina. La nostra versione è una parola che ho preso da un maestro che si è morto da poco, ho studiato, cioè ha scritto un saggio sulla sua vita, che si chiama Albert Otto Hirschman, che è un tedesco, che lui, durante il nazismo, lui era un laico, era un comunista, lui andò via dalla Germania, andò in America per il nazismo. E lui, negli anni 70, già da adulto, da anziano, scrisse un libro che si chiamava Uscita, protesta, defezione. E lui disse: questo libro lo scrivo perché per riscattare la mia storia, quando io andai via dalla Germania, invece di rimanere a combattere e a protestare nel mio paese. No? Quindi, allora lui, nel suo ultimo libro, nella sua vita, che si chiama appunto Autosovversione, senza elogio, lui dice questo, quando definisce l'autosovversione, lui dice che è la grande virtù, bravissima, di mettere in discussione le proprie certezze, di non cercare nelle cose che ci accadono gli elementi che ci confermano le nostre idee, ma quelli che le negano o le sfidano. Lui dice, è la virtù di chi crede di più nella verità della vita che discorre accanto oggi che alla verità che hai costruito e conquistato ieri. Quindi dice Hirschman, l'unica, secondo lui, il pensiero autosovversivo è utile per tutti, ma è essenziale per chi ha abbracciato una fede, la religione solare, che ti impedisce di trasformare l'ideale in ideologia. Perché uno dei temi del libro è questo gioco tra ideale e ideologia. Cioè dice Hirschman, gli ideali diventano ideologie, l'unico modo per curare è ogni tanto ripartire da zero. Perché devi smontare ideologie e tornare agli ideali. Quindi definisce, parole mie, questa autosovversione. Quindi per me è un elogio, perché credo che è un'arte molto rara in realtà, perché è difficile ripartire mettendo in discussione le altre segnali, poveri e liberi come bambini. Perché abbiamo dei patrimoni che ci appezzoniamo individualmente e collettivamente. Quindi la sovversione è un omaggio, come la tradizione cattolica, una espressione di Schumpeter, l'antieconomista austriaco. Questo titolo è un omaggio all'altro economista che per me è uno degli economisti che piacerebbe assomigliare, che ha fatto l'economista, ma il sociologo, il pensatore politico, un intellettuale per tutto il mondo, che anche il comunista. Ora, prima di ascoltare Giovanna, io chiederei, se va bene, a Valentina, che già lo sa, di leggere proprio piccole pagine, alcuni passaggi di un capitolo, che mi sembra sia, non so, 5, non so. Mi dà un po' anche il tono. A proposito di penna, dico solo una cosa, io ho imparato a scrivere, evidentemente, molto negli anni che ho abitato con Ferruccio e con voi, perché io, il mio primo libro, io l'ho visto a scuola, perché le case miei libri non c'erano, perché ero figlio di contadini, il primo libro a scuola, quindi anche se me si parlava in dialetto, per me scrivere è stato sempre un'arte molto complicata, anche nei tempi del liceo. Però questi 15 anni di studi insieme, anche davvero, con Piero, con Peccuccio, con Antonio, con Sergio, con Gerai, con gente che la scrittura era il loro mestiere, io ero un po' più giovane, è stato veramente anche un esercizio per imparare a scrivere. E ora scrivendo, da anni su avvenire, è sempre un modo per farsi capire, perché il problema di non scrivere che è molto più difficile scrivere due pagine che scrivere 200. Quindi, allora, per capire un po' lo stile di questo piccolo libro, volevo chiedere a Valentina di leggere qualcosa. Grazie. 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 Valentina è una professoressa qui di Sofia, una lettrice di filosofia. Come in ogni fede, la fedeltà è un cammino libero dietro la voce che un giorno ci ha chiamato verso una terra promessa e una grande liberazione. È un esodo, un pellegrinaggio verso un monte più alto di noi, sconosciuto e misterioso, un luogo di rigenerazione e di salvezza personale e collettiva.
è un andare, qui non segue mai un semplice tornare, perché la casa che ci attende al ritorno è sempre nuova e diversa. Ogni volta non la riconosciamo. Dobbiamo reimparare a vederla e sentirla dentro un'anima che cambia per sempre dopo ogni viaggio, che cresce con il cammino fino un giorno a coincidere con tutta la terra e tutto il cielo. La casa che custodisce e accudisce un'alleanza vera e grande cambia mille volte nel corso della vita, e se non diventa troppo grande, finisce sempre per essere troppo piccola. Nessuna casa nata da una chiamata coincide con la misura del nostro cuore, anche se è sempre forte la tentazione di abbassare il tetto e rimpicciolire le stanze per abitarla comodamente. La fedeltà non è un processo semplice. Neanche quella fedeltà originaria a noi stessi che tutti cerchiamo e che ci sfugge, perché il giorno in cui dovessimo raggiungerla sarebbe solo l'inizio del grande tradimento. Siamo fedeli a noi stessi finché, con una energia morale che ci era sconosciuta, riusciamo a tornare a casa dopo l'ennesimo tradimento e finché teniamo l'uscio aperto per accogliere gli ospiti sempre nuovi che vengono a visitarci e onorarci, senza che il dolore per aver fatto entrare qualche persona sbagliata chiuda per sempre la porta del cuore. Anche la fedeltà al fondatore e al carisma è molto delicata. È un cammino in un bosco meraviglioso pieno di pericoli e di insidie. Le prime insidie sono quelle che lo stesso fondatore dissemina lungo la strada, anche se nel costruirle è mosso soltanto dalla volontà di bene, dalla certezza morale di star creando le condizioni per salvare il futuro. Per la inevitabile e necessaria paura che la tradizione del carisma si trasformi in tradimento, i fondatori quasi sempre finiscono per inserire nella loro regola dei dispositivi di protezione che si trasformano in trappole. Fanno qualcosa di simile a quelle mogli o quei mariti che per timore di essere traditi danno vita a un sistema di controllo della vita dell'altro che uccide la libertà reciproca e presto anche la coppia, che vive e cresce finché resta reale e concreta l'opzione del tradimento che liberamente viene ogni volta scartato. L'unica gestione buona della naturale paura dei tradimenti sta nell'accogliere l'assoluta vulnerabilità di ogni vera fedeltà. La costruzione di una fedeltà invulnerabile è il primo tradimento di ogni alleanza, anche se è un tradimento non voluto né pensato. Già capito, e questo è il bel paradosso di ogni tradizione e di ogni fedeltà. Non c'è tradimento più grande di quello di un figlio che decide di aderire perfettamente ai progetti dei suoi genitori. Non c'è incontro più banale di quello che soddisfa perfettamente le nostre aspettative, né il lavoratore peggiore di chi esegue perfettamente le prescrizioni del contratto di lavoro. La vita adulta più sfiorita è quella che realizza soltanto i progetti della giovinezza. Grazie Valentina. Io forse prima inizierei con la mia esperienza della lettura di questo libro, no? L'avevo già letto quando naturalmente mi ero a venire, diciamo, settimana, e poi dopo quando ti ho proposto di fare insieme la presentazione del libro,
L'ho riletto più volte. Ci letto più volte e devo dire che è un libro di frontiera, un libro che sfida e che non lascia indenne la persona che lo legge. È forse una riflessione ardita che può sembrare scomoda, ma che pone degli interrogativi, in francese si dice anche incontornabile. Non ho trovato la traduzione adatta, mi è venuto essenziale e imprescindibile. Cioè, ti pone delle domande alle quali non puoi non dare risposta, no? E quindi veramente invito tutti a leggerlo, a immergersi in questo testo, che vale la pena leggere e anche lasciarsi parlare. Nell'incipit del libro tu spieghi l'autosovversione, no? Anche di questo famoso economista, però a chi non conosce questo personaggio, io, quindi autosovversione, cioè suona in formato negativo. Quindi sovversione, ecco il significato, il senso che ne dà il vocabolario Treccani, dice il profondo e violento sconvolgimento di un ordine costituito, specialmente nell'ambito sociale e politico. Quindi veramente qualcosa di molto negativo. Però come diceva Piero, c'è la fioritura, c'è il sottotitolo, quasi come uno simbolo in un certo senso, il contrasto tra queste due realtà, quindi l'autosovversione nello stesso tempo per una cultura umana completa. E quando alla lettura delle primissime pagine, tu stesso poi lo dici, insieme all'introduzione che fai al libro, Da donna che legge la Bibbia, che lavora quasi tutti i giorni col testo biblico, mi rende un'immagine, c'è Gesù che al Tempio fa le cordicelle e scaccia i venditori dal Tempio, cioè nel senso tutto il libro ha questo tenore, no? Cioè gli ha evocato questa immagine. Così. E ho fatto alcune domande, adesso non so se poi quella sulla Bibbia hai già l'ultima domanda, l'hai già anticipata, però poi dopo ci ritorniamo su. Nel tuo libro affronti, diciamo, come diceva Pietro, le patologie, no? Le patologie e usi, parli di due sorti di patologie di cui la Chiesa non è stata indenne fino agli inizi, no? Parli del gnosticismo e anche del pelagianesimo. Io vorrei offrire qui un testo di Papa Francesco, tratto dall'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che mi ha, cioè leggendo, rileggendolo, perché avevo già letto e riletto questo testo, ho trovato una certa sintonia con il tuo stesso linguaggio, no? Leggo il numero 94 dell'Evangelii Gaudium. Il Papa parla della mondanità che può infiltrarsi nella Chiesa. Dice: questa mondanità può alimentarsi specialmente in due modi profondamente connessi tra loro. Uno è il fascino dello gnosticismo, una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano comportare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione e dei suoi sentimenti. L'altro è il neopelagianesimo, autoreferenziale e prometeico, di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli a un certo stile cattolico proprio del passato. È una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri
e invece di facilitare l'accesso alla grazia, si consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. Sono manifestazioni di un immanentismo antropocentrico. Non è possibile immaginare che da queste forme riduttive di cristianesimo possa scaturire un autentico dinamismo evangelizzatore. Cioè, quindi parla molto forte e condanna il mondo. Ma tu ne parli nel tuo libro, non so se ti lancio il microfono per dirci un po' come tu ci parli di queste due realtà, del gnosticismo, dell'agionesimo, del neopelagionesimo. Questo del gnosticismo, in realtà, sono così che abbiamo gnosticismo. È uno dei passaggi dove, ad esempio, non pensavo a noi due, nel senso non in modo di non diretto. Ho avuto del passato, delle esperienze, ma era più una riflessione su un certo tipo di movimento e di comunità, soprattutto presenti oggi nel mondo cattolico, dove di fronte alla crisi di riuscire a raccontare il cristianesimo in un modo convincente, però di avere ragione, si rifugiano in forme di consumismo di tipo emotivo, cioè irrazionale, chiuso, e questa cosa che mi preoccupa molto, perché la vedo come una sorta di doping spirituale, che le persone si illudono che si possa rispondere alla crisi del cristianesimo, che è molto profonda, con forme di culto sofisticato, e quindi con una dimensione appunto astratta, non storica, dove si rinnega la dimensione del limite, dove non si capisce il tipo del gnosticismo, dove si costruisce un mondo artificiale perfetto, e si lascia ai poveri, si dimentica i crocifissi, tanto che mi sembra che nel capitolo cito quel Vangelo di Tommaso, che è un tipico Vangelo gnostico, dove dice guai, insomma, chi ha pensato al crocifisso, alla croce, no? C'è l'idea che si possa immaginare il cristianesimo senza croce. Quindi era una, diciamo, critica, tra virgolette, a una deriva un po' psicologica, emotiva, emozionale, alle liturgie emotive, che a me preoccupano molto, perché poi prendono anche delle punti, cioè delle messe con le musichette, cioè che tu porti la dimensione della fede sul piano dell'emozione. Attenzione, le emozioni contano nella vita, però cioè, quindi era una riflessione su questo. Invece sul tema del neopelagianesimo, e qui era un ragionamento che facevo quando vedevo che un rischio, ora diciamo che io non voglio rinnovare il mestiere a Piero a te, insomma, che cosa fosse Pelagio, poi come dice, mi ha detto una volta in un convegno una teologa inglese che Pelagio non gode di buona stampa, cioè che Agostino ne ha fatto talmente una forza, un nemico talmente negativo che alla fine probabilmente lui in quanto tale forse era anche meno pelagiano di quanto oggi presente Pelagio, insomma comunque questa idea che ci si salva, non ci si può salvare con le opere, cioè quindi il tema tutto il dibattito con Agostino, la salvezza per grazia, la salvezza oppure per meriti senza un ruolo specifico, lì mettevo tra le righe sempre un'analogia a uno dei rischi, no? Cioè dire possiamo salvarci senza fondatore, perché quindi io lì mettevo due rischi davanti alla crisi, il dire ci salviamo negando la storicità del fondatore, quindi il monofisismo, tutto era perfetto, quindi non si apre la scatola del fondatore, non si fa i conti con l'umanità dei fondatori, e si prende solo la natura divina, diciamo, del fondatore, che è un errore. Ma c'è anche l'altro errore, di dire, se vogliamo salvarci, dobbiamo dimenticarci il fondatore e ricominciare a zero, perché è soltanto un ostacolo, quindi non serve, il ruolo specifico per analogia di Cristo per salvarci, possiamo salvarci da soli, quindi possiamo fare a meno dei fondatori perché ormai sono soltanto un'entità lontana e ricominciare. Questo è più tipico di certi ordini religiosi che quando vanno indietro trovano talmente dei fondatori poco a volte molto interessanti e dicono facciamo a meno, e quindi era un tentativo di dire dobbiamo riuscire a muoverci tra i due tipi di eresie. Vorrei tornare a quello che diceva Piero, il tuo interesse per gli amici, no? Sì. E come da questo libro traspare
Direi quasi a ogni pagina, no? In modo velato traspare la memoria biblica. Questo mi ha molto colpito. E accanto all'immagine dell'uomo bianco che parla di tu, direi che è la stessa immagine, però del pellegrino. La vocazione, cioè la Bibbia è un libro che ci parla di un viaggio, di un pellegrinaggio, di un peregrinare anche, no? Alla ricerca. E si è sempre alla ricerca di Dio. Questo Dio che chiama, quando ho parlato prima della vocazione, no? L'hai sentito a 15 anni questa vocazione, perché ognuno di noi l'ha sentito, cioè posso dire che la vocazione l'ho sentita a 3 anni, 3-4 anni ha sentito la vocazione. È una voce che tu senti, che segui e che non sai dove ti porteranno, ed è la Bibbia ci narra storie di tantissime vocazioni, molto varie tra di loro, però che hanno tutte un unico fine, no? Cioè arrivare a Dio. E sono diversissime, perché una è la vocazione di Abramo, il suo peregrinare. Abramo va di città in città, di luogo in luogo, costruisce altari in una terra che non è sua e che non vedrà mai, ma non sono discendenti, oppure la storia di Mosè o di Davide, no? E nello stesso tempo la Bibbia ci aiuta proprio a non cadere nell'ideologia. Cioè, se c'è un libro che non è ideologico, è la Bibbia. Perché la Bibbia ci presenta personaggi nella loro cruda realtà. Sì, sì. Non so se vuoi dire questo, e poi dopo passeremo qualcosa sul profeta e tu sei esperta di Bibbia, più di me sicuramente, molto più di me. Io la mia esperienza con la Bibbia è questa. Cioè la Bibbia ha la tentazione di diventare ideologia. E sarebbe un'ideologia perfetta se non avesse avuto dei profeti, Giobbe e Coelho. Perché Giobbe e Coelho sono autosovversioni dentro la Bibbia. E poi ti dico, ma come c'è cascato Coelho? Perché è un libro praticamente, diciamo, quasi di un ateo, no? Cioè, dentro la Bibbia. Cioè, il fatto che la Bibbia abbia accolto dentro dei libri come Giobbe, come quelli che mettono in crisi l'idea di Dio, che mettono, perché certo la Bibbia ha delle teologie molto forti, pensiamo a tutta la teologia di tipo retributivo, no? Che il povero è povero perché ha peccato. Allora, senza i profeti, secondo me, e senza alcuni libri sapienziali, sarebbe stato un libro anche con la sua teologia, perché se solo la legge, se solo la dimensione totale. Quindi io amo molto questa dinamica interna alla Bibbia, perché questa, che poi hanno delle mie chiavi di lettura, cioè la possibilità di non cadere nell'ideologia, che è un rischio naturale, cioè, è tenere una tensione fra visioni diverse, cioè non sposarne solo una. Quindi la Bibbia è grande perché tiene assieme il libro dei numeri con Giobbe, tiene assieme Giacomo e Paolo, cioè, che dicono cose che sono pure assieme Giovanni, Matteo, cioè questa varietà di punti di vista fa sì che la Bibbia, e quindi questo vale anche per i movimenti, cioè i movimenti che diventano ortodossia e non danno spazio a interpretazioni diverse della stessa esperienza carismatica, diventano ideologici, questo è evidente. Quindi l'unica cura per non cadere in queste malattie è tenere assieme Giobbe e il libro di Deuteronomio, anche ancora peggio, cioè, quindi questo è il mio tentativo di leggere la Bibbia in modo non ideologico. Infatti nel tuo libro tu dici, parli di questa tensione, no? Tra l'istituzione che tende a conservare e il catolicismo che tende a innovare e attualizzare, sì. No? E parli di questa tensione necessaria tra fedeltà e innovazione. Sì. Un equilibrio tra il noi della comunità e il Dio delle persone. Sì. Non so se mi dici sì, questo. Un altro tema immenso che evidentemente ho lasciato la Piera su questo. Cioè, di quello che dico in qualche passaggio, poi qui bisogna leggere sempre con attenzione, che come sapevo di toccare temi delicati per tante realtà ecclesiali, gli avverbi sono importanti, le parentesi, come dicevo, tutte le volte che si pronuncia il nome senza Dio vicino, siamo sempre a rischio ideologico. Perché, come diceva sempre il nostro comune maestro Peppuccio, il noi è molto più astratto del Dio.
Quindi se noi non pronunciamo insieme noi e io, il rischio è molto comune che noi si mangi io. Quindi rimane solo un collettivo e la persona c'è più. Quindi questo è vero sempre, ma è molto vero quando ha a che fare con delle esperienze di tipo religioso carismatico, perché nelle persone, delle cose che dicono, non so dove, quelle che dicono, che quando una persona incontra una vocazione, ha una voglia matta di annullarsi. Cioè, tu hai un po' perché sei giovane, un po' perché è talmente grande la luce che tu hai di fronte, che tu rinunci a professione, rinunci a futuro, perché ti vuoi perdere in questa grande luce che ti viene presentata. Però quello che dico io, il giovane deve far così, e se non fa così non comincia niente. Però dico che i responsabili no, perché i responsabili devono invece far sì che questa persona, nel perdersi, nel volersi questo buco di soldi, questa voglia di dissolversi per dare solo gloria a Dio, non perda professione, non perda un ruolo, perché dopo 20 anni, quando arriva a 50 anni, questa persona si sente totalmente svuotata, se non riesce a mantenere anche un io insieme a me. Quindi è questo il mio dialogo, anche sempre con i responsabili di comunità, con chi ha a che fare con i giovani, a dire, benissimo, accogliete questa voglia di bruciarsi che hanno i giovani, ma attenzione, voi che siete adulti e saggi dovete impedire che questa persona abbia una bella giovinezza e una pessima adultità, perché è quello che succede spesso, perché quando poi il fuoco finisce ti ritrovi magari con una vita che non ti piace più, no? Quindi io, che come tutti noi vediamo a volte la difficoltà di diventare adulti, cercavo in queste cose di dire qualcosa. Quindi questo è un tema, cioè del noi e dell'io, che evidentemente c'è anche il noi, perché il noi esiste, cioè non è possibile nessuna comunità senza il noi. Però l'arte, la bravura di responsabili di comunità è che questo noi serva lì, come tu dici, uso anche molte metafore, il mito di Procuste, cioè questo che poi alla fine in noi rischia sempre di creare delle misure dove tutti devono uniformarsi, chi eccede, come nel mito, il mito tagliato, e questo diciamo non favorisce quella biodiversità che è essenziale per qualsiasi vita comunitaria. Io sono due battute prima di passare a voi, perché così entriamo in un dialogo più ampio, penso sia interessante ascoltare voi. Mi sembra che io mi ero appuntato alcuni temi che mi interessavano anche a approfondire, ma preferisco che sia dialogo, no? Abbiamo ancora 20 minuti, insomma, poco dopo le 10 dobbiamo chiudere, quindi meglio che dico soltanto alcuni spunti che mi sembrano interessanti per il dialogo. Uno è il tema della norma, giustamente, della libertà, diciamo dell'educazione, la conquista della libertà, no? Mi ha colpito moltissimo recentemente per un'avventura per me spirituale molto profonda, sono ultimamente a contatto con alcune esperienze spirituali molto profonde, e mi ha colpito una persona di caratura mistica che mi ha detto questa cosa, venendo proprio da un'esperienza profonda di comunione con Dio: la cosa che Dio ama di più è la libertà. Perché? Perché vuol dire amare il singolo, cioè fare la fioritura umana del singolo, eccetera. Quindi questo mi pare è fondamentale. Là dove si sente che non c'è questo anelito, questo spazio, questo lieto della libertà, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Al tempo stesso, come dire, e questo è il secondo passaggio, cioè mi chiedo appunto questo bellissimo tema che tu riprendi, no? C'è una pagina molto bella dove tu dici: ciò che manca nel nostro tempo è lo spirito, nel senso il cammino spirituale, cioè l'educazione spirituale. Esatto. Ecco, questo mi sembra molto fondamentale. No? Ora, in questa dinamica della recuperare il cammino spirituale, perché anche noi rischiamo di ridurlo a una tecnica pelagiana, anche noi.
dobbiamo essere esperti dello spirito, però lo riduciamo a una tecnichetta banale, capite, no? Mentre il cammino spirituale è una cosa che fa gonfiare i polmoni, cioè voglio dire, è una grande avventura, è l'avventura dello spirito di ogni singolo, di ogni libertà. Ora, questo cammino spirituale, nella forma specifica che, nella sequela specifica che ci dà Gesù, la sua Pasqua, il suo, come dire, fiorire, e questa è la fioritura umana piena, è la resurrezione, se volete, no? Nella capacità di morire, non per morire, ma di, come dire, passare attraverso quello che lui chiama la corona del lago, eccetera. Cioè c'è anche questa dinamica. E tutte le grandi scuole di spiritualità hanno questo passaggio. Delicatissimo, perché lo puoi, può diventare una tecnica, tecnichetta, oppure può diventare una, diciamo, una rimozione, perché non è che tu passi, cioè è un atto di libertà, ma devi passare di lì. Insomma, San Giovanni della Croce non è, ecco, ma mettiamolo nella dinamica pasquale, comunitaria, tipicamente cristiana, no, con la forza e la radicalità che ha, eccetera. Questo è la corona dell'anima. Questa è la corona dell'anima. Del passaggio, dove cioè dove l'io fiorisce, appunto, è l'io che fiorisce, ma fiorisce attraverso questa dinamica che Gesù dice in una parola semplice: chi perde la sua vita la trova. Cioè c'è uno scavo dentro che è essenziale alla fioritura umana. Quindi è questo che tu, questa nota che tu prendi, che sarebbe interessante, ma non la sviluppo, questa del buio, della purificazione della stanza. Ecco, questo mi pare molto importante. E questa dinamica non è un punto d'arrivo, ma è un dinamismo pasquale, è una continua, e implica la... C'è questo fatto interessante, no? Fondatore, i discepoli, compagnie, eccetera, lo sviluppo, eccetera. La, come la chiami, l'arte rischiosa, no? Della paternità, no? Cioè di rischiare perché devi dare... Insomma, a me viene in mente Gesù, questo ha rischiato, ha dato a Pietro e a quella banda dei dieci che erano, ci sarà un carisma piuttosto grosso, come era lo Spirito Santo. Cioè, e Pietro, insomma, lo chiama Pietro, vabbè, ci fa un coraggio da leone, ma dentro c'è la dinamica che tu dici del tradimento che viene recuperato dalla misericordia. Cioè c'è una dinamica lì forte di relazione che implica, questo non mi sembra che in questi testi è Paolo, poi c'è 10, poi c'è Paolo, che Pietro che ha recuperato abbastanza bene in forma, ma ha recuperato, eccetera. Poi arriva Paolo e gli resiste a viso aperto, eccetera, e Pietro incassa, eccetera, e via. Però c'è una dinamica che mi pare estremamente interessante, è la dinamica della trasparenza. Cioè, questi sono limitati, peccatori, ne combinano tutti, però il sangue non deve essere proprio uno spinto, è il suo modo, era. Ma c'è la trasparenza, c'è la relazione in cui tu vieni anche in qualche modo ridimensionato dalla relazione con l'altro dentro una dinamica. Questo tema c'è poco, tu hai ragione, c'è poco di questo libro, penso che non ci sia mai la parola Gesù, cioè, no, non è, cioè, perché, per tante ragioni, uno perché, te lo dico molto internamente, c'è molta ideologia sul cristianesimo, più che sull'Antico Testamento, cioè la Chiesa ha talmente coperto di pensieri ideologici, diciamo Gesù, che alla fine per riparlarne con libertà oggi ci vuole un cammino molto complesso. E quindi, siccome non sono capace di farlo, infatti sono partito dalla Genesi,
preferisco, è ovvio che c'è l'esperienza nostra di fede, ma è molto mariana, è molto, non è esplicita, perché non ho ancora una lettura che mi convince di che cosa veramente, però sul piano, diciamo, quello che, giusto una parola loro, questo tema che tu dici della morte, della dinamica pasquale, quello che io accenno un po', la chiave di lettura che è implicita del testo, che io vedo che quando che si muore, come dire, questa dinamica si fa più volte. C'è un momento fondamentale che gli esperti chiamano appunto diventare adulto, dove si capisce a un certo punto che questo passaggio è un passaggio molto complicato, che tu ti trovi di fronte a un'esperienza che quella luce, la giovinezza, non c'è più. E quello che succede è che tanta gente, per paura di perdere quella luce, non diventa mai adulto, perché non è incoraggiato a attraversare una zona di buio, che è l'unico modo per diventare grande. E qui c'è tutta una responsabilità degli accompagnatori di queste persone che hanno paura che questa persona si perda. E quindi in modo un po' paternalistico impedisce semplicemente alla gente di diventare grande. Perché l'unico modo per ritrovare la luce da adulti è accontentarsi di luci diverse da quelle della giovinezza. Più tempo, magari meno abbaglianti, ma più vere. Quindi è questo che io cerco di dire. Questo qui non è una cosa nuova che tanti chi conosce, però è dire che questa esperienza della morte, del sabato santo, senza arrivare subito alla domenica, fa paura. Tu per paura di non arrivare mai alla domenica torni al venerdì, o al giovedì, al mercoledì, eccetera, a prendere palme. No? Quindi questa retrocessione in una adolescenza infinita, senza diventare, come dico una battuta, che è un po' triste, no? L'ho letta di un professore di fronte a me, cioè dico, ci si ritrova da giovani e vecchi senza essere mai diventati adulti. Cioè che questa che tutta la fine della cosa che la vita sta finendo, mi dice scusa, ma ieri ero giovane, ora sono vecchio, ma non sono adulto. Cioè questa che è legato molto a questo qualcosa che si può gettare di questione delegato. Però lasciamo giustamente, dovevi parlare di una. Sì, ma solo una battuta quando tu parli del profeta della sentinella, no? Sì. Cioè proprio perché ti metti nella notte, il profeta si mette nella notte. Il profeta dice che diventa sentinella, diventa. Sì, sì. E leggo forse il tuo. Tra le molte immagini della vocazione profetica, è forse un'autentica vocazione umana, quella della sentinella è quello che amo di più, la scelta, no? Perché la sentinella ci mette nella vigilanza, in questa attesa, in questo direi sabato santo, in attesa della risurrezione, no? Nello stesso tempo, come tu stesso lo affermi, di notte vediamo le stelle, cioè non c'è forse la luce del mezzodì, ma c'è la luce delle stelle. Sì. Questa immagine della sentinella, quella di Isaia, mi piace molto, perché lui parte con un passaggio misterioso, però lui dice, sentinella che a un certo punto arriva dalla gente di notte, dice, sentinella, quanto manca il giorno? C'è una canzone molto bella di Puccini che prende, quanto manca il giorno? E lui, la sentinella gli dice, non lo so, però tornate a domandare. Vuol dire, non so darvi risposte, so solo dirvi che il giorno arriverà e posso ascoltare le vostre domande. Cioè, a me piace molto chi, il profeta, il carisma, che sa ascoltare le domande dei suoi contemporanei e non dà subito risposte troppo semplici. Cioè, che ascolta la gente, tornate a domandare, tornate. So solo una cosa, che arriverà il giorno, ma non so quando, perché non sono un indovino, sono semplicemente un vostro contemporaneo. No? Quindi, metto perché mi piace molto, perché è un fratello dei viandanti che hanno delle domande, che sono i nostri contemporanei. Queste certezze oggi non ci sono più. Quindi mi piace molto. Allo stesso tempo aggiungo una grande figura di speranza. Sì, il giorno arriverà. Perché il giorno c'è la certezza che il giorno arriverà. Sì. Comunque, hanno fatto i due commentatori che lavorano nel video, non ci fossero dei commentatori così. Io non ho letto il libro, ma sentendo di parlare, sentite? Sì. Non ho letto il libro, ma sentendo di parlare mi ha stimolato molto e soprattutto avevo tre piccole domandine in base agli interventi che hai fatto, la mano si accumulava. Una riguardo il discorso della tradizione, no?
è evidente che se la tradizione si fossilizza nella sua forma, anche se è la forma originaria, diventa un tradimento, diventa un'ingessatura, no? Ora, noi europei siamo specialisti nella critica della tradizione. Da 400 anni a questa parte non facciamo altro che questo. No? Su qualunque tradizione, sia essa religiosa, filosofica, artistica, qualunque cosa. E questo è un elemento nostro caratteristico. Io, la domanda che mi veniva in mente, mentre tu parlavi, dico, riesci a tenere la distinzione tra tradizione con la T maiuscola e tradizioni? Cioè il confezionamento che si fa della tradizione. No? Perché la tradizione in sé ha un deposito che, soprattutto se andiamo a livello carismatico, è poco discutibile una sua ingessatura. Quindi questo argomento che è stato anche un argomento della Chiesa negli anni 60, con Gara che pubblica tradizione e tradizione durante la pausa tra la prima e la seconda sessione del Concilio e cambia tutto il Concilio. Perché si comincia a capire che c'è un nucleo che non va toccato e c'è una parte esteriore che può essere cambiata benissimo. No? Questo rende il discorso molto più articolato, cioè, sapere se tu tenevi conto di questo. L'altro argomento era riguardo alla parola carisma. Quando tu parli di carisma, ho avuto come, dimmi se sbaglio, perché ho avuto come l'impressione che tu avessi una concezione oggettiva del carisma. Cioè il carisma è qualcosa. No? Io credo che sia più qualcuno che qualcosa. No? Cioè un carisma è una persona. Cioè l'Eterno Padre quando fa un dono alla Chiesa, manda un carisma, non è come Babbo Natale che fa un pacco regalo, ma manda una persona, manda Ignazio, manda Teresa, manda Francesco e via dicendo. Allora anche il parlare sul carisma dovrebbe avere una connotazione anche soggettiva, non solo oggettiva. Poi ovviamente questo soggetto che è il carisma, esprimendosi, opera con un linguaggio oggettivo. No? La terza riguardava il libro di noi. No? Cioè, un po' antico come tema. Però è verissimo, d'accordissimo con l'analisi, no? Che tu fai, se l'io del giovane si lancia e sente forte quel rinnegare se stessi di chi è Gesù e lo fa con generosità, chi gli sta vicino deve custodirlo in questo e deve aiutarlo anche a maturare questa scelta. Poi, tenendo conto che poi è lo stesso anche che ti fa maturare quei passi che tu fai a 20 anni, a 30 te li ripresenta, a 40 te li ripresenta continuamente, proprio chiedendo di questa maturità umana, no? Quindi c'è bisogno sicuramente di questa attenzione. Ma l'io in noi, quando prima c'è l'io, almeno come dice Peppuccio, se io devo entrare nel noi per fare quello che dice il noi, mi tengo il mio io. No? È evidente. Ma se l'io, nel diventare una componente del noi, un contributo del noi, no? Un epsilon del noi, non ritorna su se stesso come un altro io, come dire, non riesco più a seguire il discorso. Un io altro. Un'altra conferenza che ha detto che di fronte a tutissimo, velocissimo, grazie che non serve, sono diviso senza quelli di battaglia. Ma attenzione, attenzione, io ho due titoli del libro Cino. La prima è il porto ideale di Lucino, l'altra è il porto, diciamo quello che si tra il rivestimento che prende un carisma storicamente, vediamo la corazza e la persona. In entrambi i casi, qual è il problema? Che la produzione ideologica comincia già col fondatore, perché non potrebbe che essere così, perché deve
deve dar senso e usa i concetti che ha e deve dire questo non si tocca. Questo non si tocca, deve dirlo. E quindi che cosa succede poi? E quindi non è per niente facile dopo capire dove arriva l'ideologia e dove comincia l'ideale. Qual è questo nucleo essenziale? È complicatissimo. Perché? E quindi qual è? Dove tu per riuscire a separare devi prendere un po' di carne. Senti ai e quell'ai ti blocca. E che cosa succede? Che se però non tenti questa operazione, l'ideologia si mangia gli anni e quindi finisce. Tante realtà carismatiche finiscono perché vengono mangiate dall'ideologia. Quindi, scusa, direi che secondo me questo passaggio tra l'ideale e l'ideologia, no? È troppo veloce. Sì. Cioè l'ideale in se stesso, nella storicità, nell'umano, certamente si incarna, ma questa incarnazione è positiva in se stesso. Cioè, io mi rifaccio qui alla lezione dal punto di vista ermeneutico, no? Di tutta la grande tradizione, cioè la storicità per se stessa è un approccio che ti permette di tradurre, di attingere l'ideale. Quindi non è per sé ideologia, è ermeneutica. Ermeneutica dell'ideale, che ovviamente se viene assolutizzata diventa ideologia, ma se viene giocata nella interrelazione dialogica rimane. Ecco, cioè, voglio dire. Io non voglio dire, non l'ho scritto, non ho scritto sì, sì. Che qualsiasi incarnazione è ideologica, però quello che succede, questo è un fatto storico della Chiesa, cioè che c'è un puntato carismatico. Che sono i primi tempi, che sono alcune verità, che sono assolutamente per sempre. Però inevitabilmente, quando poi questa realtà cresce e si struttura, cominciano attorno a quel portato carismatico a svilupparsi altre idee e non è semplice capire se sono carisma o se sono già produzione, diciamo, sovrastruttura. E non è facile capirlo neanche per i fondatori, perché sono costretti a utilizzare categorie del loro tempo. Ti faccio un esempio, no? Tutti i movimenti nati prima del Concilio hanno preso un'ecclesiologia preconciliare per spiegare anche il carisma stesso. Cioè hanno raccontato il loro carisma con l'ecclesiologia del loro tempo. Ma dopo è arrivato il Concilio, no? Come diceva, mi ricordo quando facevo la scuola, diceva erano i tempi di guerra e del fascismo. No, è vero. Albert, scusa Albert, lo dici. No, scusa. Cioè, quindi è inevitabile che il fondatore racconti l'esperienza che vive con le categorie. Però quelle categorie sono carisma o sono già qualcosa che può cambiare per raccontare dopo 200 anni quel carisma? Cioè, a me non è che interessa soltanto la nostra generazione, ma tra 250 anni. Chi verrà e incontrerà il carisma di Giussani, di Arrubi, dirà bene. Dove, allora, quindi assolutamente è indispensabile l'incarnazione. Come si fa a vivere un carisma? E quindi questo è le tradizioni e la tradizione. Il secondo punto era quello sul no. L'oggettività. Questo è un tema è infinito. Io dico solo questo, è vero che secondo me, sono sempre di my opinion dalla base di tutto, c'è una soggettività, cioè il carisma viene sulla terra con delle persone, però c'è un altro fatto, Sergio, che quando tu giovane, Giovanna, io, Piero, a 20 anni, 15 anni, incontri un carisma, tu incontri te stesso, tu senti che c'è dentro di te, altrimenti non potresti impararlo. Tu dici, io ero così e non lo sapevo. Quindi quel qualcosa che quella persona ha è anche partecipato ad altra gente. Prima di conoscere quella persona, questo è interessantissimo. Tu magari la scopri e dici, ma come, io non sapevo che ci fosse al mondo questa cosa, perché quindi la cosa bella di ogni vocazione è che segui la parte più bella di te. Che non è che segui un leader, segui te stesso. E quindi questo gioco, io, noi, è un gioco fondamentale. Verissimo, che poi io cioè l'allergia per il nome quando diventa ideologia, si capisce? No? Diventa ideologia del nome, allora diventa anche lì astratta e diceva mi tengo io che è più concreto, no? Sì. Che questo vago noi diventa qualcosa che
Però è giustissimo che questo gioco che poi deve avere per i preti, per il mio, che torna nel mondo, e che non sempre queste cose funzionano. Cioè, il problema è che come sembra che anche Piero o anche Gesù ovviamente dica non utilizziamo troppo velocemente il vivere insieme. Insieme, ma anche utilizzare la parola armonia, trinità, no, perché questa espressione, se vengono tradotte male, diventano delle ideologie pazzesche. Sì. Tu fai tutta la vita il figlio e quello fa il padre, no? Cioè, quella. Cioè, questa dimensione, se non cade dentro una maturità umana, sono cose molto delicate. Allora io cerco di giocare in questa faccenda che nella premessa che sono cose tremendamente complicate. Quindi è bene parlare. Ecco, un po' mi rilascio a quello che ha detto Sergio, no? A me mi pare che aiuta questa idea quello che dice il Concilio sulla Sacra Scrittura, che la Sacra Scrittura non è parola di Dio, ma contiene la parola di Dio. Allora, non vuol dire che tutto quello che viene raccontato non ha niente da dire a noi, anzi, però la parola di Dio trascende quello lo scritto. Lo stesso penso che si possa dire per i fondatori, cioè il dono che Dio ha dato è contenuto, ma trascende. E anche il vissuto dei fondatori è fondamentale, no? Però bisogna sempre ricordare che è un dono di Dio, trascende, e questo aiuta a essere liberi. Un'altra cosa che volevo dire, mi piace il concetto di gratuità che tu hai usato, Gino, perché secondo me è a cuore di tutto, anche a cuore dell'amore stesso, e viene anche prima, secondo me, in un certo senso, della libertà. La libertà è qualcosa ancora di più esteriore rispetto alla gratuità. No? È il motore di tutto quando lo si scopre. A me piace, mi sembra che prima questa sensibilità che i giovani oggi hanno, dicono, ma perché impegnarsi per una cosa per tutta la vita? No? Che sia il matrimonio, che sia una vocazione, può sembrare solo negativa. Invece io, mi sembra che si possa trovare qualcosa di positivo, cioè perché deve essere definitivo il mio modo di rispondere a Dio, alla vita. Si può scorgere qualcosa di molto positivo, cioè una provocazione, un'esigenza di dire andiamo più a fondo, non trasformiamo in ideologia quello che abbiamo scelto. Non so se siete d'accordo. Allora, la conosci un po', cioè, sai che il tema è uno dei grandissimi temi. Che ogni volta anche per tradurre quello che ho imparato anche da Chiara, lui quando parlava di amore, nell'amore tra chiamare e amare, questa dimensione che c'è, cioè tutte queste cose che noi diciamo valgono e sono espressioni di gratuità. Io do la vita, la ridò oggi, ma devo essere libero di darla grandemente, non perché qualcuno vuole che la dia. Cioè questa dimensione che accompagna ogni vocazione vera. E poi è vero che la libertà è esteriore, ma sono legate, perché non c'è un atto più libero che un atto di gratuità, che lo faccio senza nessun incentivo, senza nessun controllo, perché lo voglio fare e basta. Quindi sono molto d'accordo con te che è un trascendentale, no, la vita, cioè che dà senso e dà una direzione alle azioni di libertà, di responsabilità delle persone. Quindi è sottostante questa parola. Grazie. Ci vuole qualche economista, qualche. Grazie, salutiamo anche la Sette che è venuta qui in blocco di sera ad ascoltare il gruppo della Corsa, grazie. Due portoghesi. Buona tarde. Mi rendo conto che quando domande sul libro non letto come faccio, ma però mi pare che possiamo interagire, siamo esagerati.
Si è pagato per tutti. Bene. Io ti volevo ringraziare, sono qui apposta, perché quello che ho letto di settimana in settimana, grazie ad Avvenire, mi ha permesso di sopravvivere e fare quello che ritenevo assolutamente doveroso fino in fondo. E quello che mi ha lasciato senza fiato è vedere come qualcuno sapesse già che cosa può accadere in determinate situazioni, quando tu ti ritrovi a fare qualche cosa perché non sei tu a farlo, ma perché qualcuno ti spinge a fare delle cose assurde, perché è molto pericoloso. E tu ti ritrovi a farle perché non c'è nessun altro che lo fa. E qui, quando tu ti ritrovi che non c'è nessun altro, cosa fai? Le fai. E io quando ho letto della libertà, della fedeltà, ho sofferto, mi verrebbe dire, le pene dell'inferno, sono arrabbiata da morire. Perché è vero che è una libertà bellissima, ma condizionata. Cioè, come quando tu sai che o sai della vita qualcuno o non lo fai. E allora che fai? Non lo fai? E quindi è stato molto difficile il 22 di giugno. Io ho scritto di getto una cosa molto complicata, ma mi è venuta proprio spontanea. E quella l'ho scritta perché l'ho dedicata al fondatore dell'associazione. E l'ho dedicata per, pur sapendo tutto quello che era successo, perché volevo proteggerlo. È come se gli avessi fatto da mamma in quel momento. Perché mi sono resa conto di che cosa sarebbe potuto accadere se mi fosse accaduto qualche cosa. Per cui tutto quello che avevo scritto, fatto, detto per aiutare dei ragazzi, non per me ma per loro, perché era dovuto, era un atto dovuto, non potevo tirarlo indietro. Ecco, quello che ho voluto raccontare era per cercare di far vedere che cosa succede in certe situazioni per pura fedeltà. Grazie a te. Grazie a tutti per essere venuti. Sono Luis della Repubblica Dominicana, giovane ancora, e volevo sapere tu che sei il responsabile di questo bello contenuto. Perché noi dobbiamo leggere questo contenuto mercatologicamente? Perché? Perché? Quando uno scrive un libro, in genere non sa mai chi lo legge, non c'è un obbligo, c'è la speranza che qualcuno si incroci, guardi, gli piace il titolo, poi se trova abbastanza ragioni e per spendere 10 euro lo compra, cioè molta laicità su queste cose. Quindi, evidentemente penso, ecco, questa è una buona cosa, penso che per questo tipo di libro ci voglia un po' di anni, cioè se uno fa 20 anni non glielo consiglierei, se ne ha più di 30, 35 sì, perché un po' di esperienze bisogna avere accumulate, c'è cioè un po' di tentativi di diventare grandi. Quindi lo consiglierei, insomma, a gente che ha un po' di esperienza, no? Quindi è un mercato un po' ridotto. Forse è anche più onesto. Grazie. Allora, grazie di questa serata. Io vorrei riprendere quanto dicevi, Luigino, all'inizio, no? Che tu ringraziavi perché era fatta via Sofia.
E io penso proprio è la vocazione di una università. La vocazione di un'università è proprio quello di essere spazio libero di dialogo, di confronto. E quindi, come dire, proprio cioè noi non siamo una scuola di formazione di quadri dirigenti, non che forse, no? Ma siamo l'università ha proprio questo principio vitale, questo è il suo DNA. E quindi era, diciamo, non c'erano, cioè quando è venuta fuori questo libro, la possibilità di farlo è il luogo giusto. Quindi siamo molto contenti di aver potuto ospitare questa serata, che penso è di arricchimento di tutti. E concludo con un reggendo anch'io due righe, meno bene che Valentina, diciamo, con la sua arte, diciamo, ma dove ci dà forse anche un po' un, come dire, uno stimolo per vivere, perché questo libro è certamente, come dicevo, provocante, ma anche tempestivo, cioè viene nel momento giusto. Lì è messo insieme a questo libro di Jesus Moran, come titolo Fedeltà creativa, cioè è un momento in cui siamo chiamati a, anche noi come Movimento dei Focolari, a una riflessione profonda, e direi soprattutto due linee di impegno essenziali proprio per la crescita, per la promozione del dono che ci è fatto e che siamo chiamati a condividere. Riforma, che è il grande tema della vita della Chiesa oggi, come ci dice Papa Francesco, riforma in questo senso che viene descritto, continua riforma, l'Ecclesia sempre riformando, la Chiesa sempre riforma, quindi che vuol dire far brillare la forma originaria con le parole del logico, i racconti del logico, da un lato, e per questo pedagogia, formazione, cioè percorsi che effettivamente descrivano i sentieri per rendere possibile questa riforma. Ecco, questi sono due imperativi assolutamente necessari per noi. E come farlo? E qui, non so se Luigino ha preso da Papa Francesco o Papa Francesco ha preso da Luigino, se ce la ricorda, se anche lui, però no, perché usi questo termine che a me piace molto, lo usa Papa Francesco molte volte per dire come continuare a lavorare. Dice così: la prima arte dei riformatori, e diciamo anche degli educatori in questo senso, tutti siamo, la prima arte dei riformatori è quella dell'artigiano. Sanno raccogliere le pietre di ieri, a volte anche le macerie, e con queste edificare con umiltà e con speranza una nuova San Damiano, riferimento all'episodio di più piccola dell'antico tempio, dove però si può riascoltare nel silenzio umile la prima voce. Ecco, mi pare che questo è il lascito, il dono che ci viene fatto stasera, e ci sentiamo tutti nel nostro piccolo artigiani di questa. Raccogliamo queste pietre, non abbiamo paura delle macerie, non abbiamo paura di mettere anche calce nuova dove c'è bisogno. Auguri, grazie di voi. Non è stato un'altra cosa.